È caduto questo mantello di invisibilità che nasconde così bene i tumori da renderli inosservabili dal sistema, dal nostro sistema immunitario. Non sempre è facile aggirare la loro mimetizzazione, ma c'è riuscito un gruppo di scienziati della California University, coordinati da un italiano, Davide Ruggero, eccolo qui, di origini calabresi, che ha sviluppato un composto in grado di disattivare l'invisibilità. Lo studio è stato pubblicato su Nature Medicine. Le cellule dei tumori producono specifiche proteine importanti per la loro crescita ed una di queste è la proteina PD-L1 che rende le cellule cancerogene invisibili dall'attacco del sistema immunitario. Se le cellule cancerose si rivestono di queste proteine, non siamo in grado di accorgerci della loro presenza. Sono già stati sviluppati farmaci in grado di danneggiare queste proteine e rendere di nuovo visibili le cellule cancerose che nascondono, permettendo così al sistema immunitario di rendersi conto della loro presenza. Fino ad ora, però, questo trattamento non si è mostrato efficace per alcuni tipi di tumori molto aggressivi, esempio quelli al fegato. I ricercatori hanno quindi deciso di sperimentare questo nuovo approccio. Invece di attaccare proteine già formate, hanno deciso di bloccarne la produzione, osservando come nei topi, che sono le cavie in questi casi, le cellule cancerogene producono la proteina PD-L1. I ricercatori hanno sviluppato un composto in grado di bloccare il processo, attualmente in sperimentazione sull'uomo. I ricercatori è stato trovato un nuovo punto debole del cancro per uccidere le sue cellule. Lo studio è stato condotto sul tumore al fegato, che è la seconda causa di morte per cancro nel mondo. Ma lo stesso approccio, secondo Ruggero, può essere efficace anche contro altri tumori come il linfoma, il cancro del colon e il polmone.